dobbiamo ripartire da un lavoro di strategia. Noi agricoltori, per essere competitivi anche alla luce degli effetti del cambiamento climatico, ma soprattutto una sfida importante in Europa che sarà la futura politica agricola comunitaria, dobbiamo sapere dove dobbiamo andare. Chiederemo al ministro Bellanova un progetto di strategia, un programma di strategia. L'agricoltura italiana deve fissare delle priorità. Se vogliamo essere competitivi, se vogliamo portare l'agricoltura italiana, i nostri frutti in giro nel mondo, abbiamo bisogno di competitività, di produttività. E ci sono elementi su cui dobbiamo lavorare. Il tema ovviamente della reciprocità è un tema importante. Gli agricoltori italiani devono poter essere al pari degli altri, quindi c'è un tema di reciprocità fiscale all'interno dell'Europa. Abbiamo bisogno di avere le stesse agevolazioni che hanno i nostri colleghi francesi, tedeschi e spagnoli, altrettanto per quello che sono i costi della previdenza o per quelle che sono le regole del lavoro. Per essere competitivi dobbiamo fare un'analisi e una valutazione di che cosa significa l'agricoltura oggi in Italia, e per renderla competitiva dobbiamo togliere tutte quelle difficoltà che gli imprenditori incontrano, in particolar modo da un eccesso di burocrazia. Nuovo governo, bisogna sempre ricominciare da capo ultimamente. Dobbiamo ricominciare un'interlocuzione, quindi bisogna ripartire da una conoscenza con il nuovo ministro, che certamente conosce l'agricoltura, ma dobbiamo però spiegare al ministro su che cosa noi stiamo lavorando da tempo con il governo, perché per me possono passare i ministri, ma quello che conta è il governo. Il nostro punto di riferimento è il governo. Il Presidente del Consiglio conosce le proposte di Confagricoltura perché gliele abbiamo illustrate nei 3 incontri che ci sono stati a luglio ed agosto, quindi proposte che guardano all'aumento della necessità di essere più presenti sui mercati internazionali, quindi una maggiore attenzione ai trattati bilaterali, soprattutto quelli positivi come sono il CETA, il Giappone, o quelli negativi che sono Mercosur. Una maggiore attenzione alle infrastrutture, perché per essere presenti nei mercati, ma per essere anche veloci sul mercato italiano, abbiamo bisogno di infrastrutture. Abbiamo bisogno di un fondo per innovare le aziende agricole, quindi l'estensione dei benefici di Industria 4.0 anche all'agricoltura. Poi abbiamo bisogno fondamentalmente, come dicevo prima, di un progetto di strategia. Se vogliamo fare come hanno fatto gli spagnoli in questi anni, in cui hanno dedicato le loro risorse, le loro attenzioni ad alcuni settori dell'economia agricola nazionale, bisogna individuare quelle che possono essere le principali linee d'azione. Noi abbiamo strumenti straordinari e importanti, ma non riusciamo a sviluppare bene sul mercato il valore aggiunto. Ed è per questo che dobbiamo andare a individuare quelle strategie necessarie per portare in maggior quantità di soldi in tasca agli agricoltori, perché sembra brutto dirlo, ma abbiamo bisogno anche di trasferire risorse economiche in carico agli agricoltori, che sono i custodi del territorio, i guardiani dell'ambiente, ma non vogliamo essere alimentati per essere custodi o guardiani. Noi siamo imprenditori come gli altri e di conseguenza ci aspettiamo politiche economiche per poter portare avanti le nostre aziende.